Ciao a tutti, prima di tutto ci ritagliamo in un foglio di carta da forno un quadrato, ce lo disegniamo e poi pieghiamo i vari lati, un quadrato 15x15. Mettiamo il nostro burro tagliato a fette o anche intero se volete, se è abbastanza morbido per essere lavorato, appiattiamo con il mattarello. All'inizio non chiudete le estremità laterali in modo che l'aria possa fuoriuscire, lavoratelo in ogni verso in modo da arrivare bene fino agli angoli. Dopo che ha raggiunto quasi tutta la superficie del vostro quadrato, potete piegarne un lato e continuare a schiacciare per far arrivare il burro negli angoli, quindi per appiattirlo bene e renderlo più omogeneo. Successivamente chiudete anche l'altra parte e fate la stessa cosa, quindi fino ad arrivare alla sagoma che avevate fatto prima. Alla fine vi trovate con il vostro quadrato che dovete mettere in frigorifero fino al momento dell'utilizzo, deve essere ben freddo. Passiamo all'impasto, mettete tutti gli ingredienti che trovate all'inizio del video per l'impasto all'interno della planetaria con il gancio, il burro deve essere fuso ovviamente, e cominciate a mescolare a bassa velocità. Vedete che all'inizio è molto grumoso l'impasto, ma poi piano piano si compatta e diventa più liscio. Non deve essere lavorato moltissimo, bastano circa 10-15 minuti. Alla fine abbiamo il nostro impasto, vedete che è ancora un pochino grezzo, quindi lo lavoriamo, però è morbido, quindi lo lavoriamo sul banco con le mani per renderlo un pochino più liscio. Poi formiamo una palla, la mettiamo in una ciotola coperta con la pellicola, eccola qui, e lo facciamo lievitare nel forno spento con la luce accesa per 1 ora e mezza/2 ore, dipende dalla temperatura che avete in casa. Non deve aumentare di volume, ma deve semplicemente partire la lievitazione. Qui abbiamo l'uvetta, mollo con il rum e l'acqua, la dose sceglietela voi, io ho messo circa 60 grammi, 60-70 grammi, ma dipende da quanto vi piace, se volete potete arrivare a 100 grammi. Intanto prepariamo la crema, quindi mettiamo in un pentolino il latte con i semi di vaniglia e lo scaldiamo, non deve arrivare a bollore ma deve essere molto caldo. In un'altra ciotola sbattiamo i tuorli con una frusta, aggiungiamo l'amido di mais o l'amido di riso e lo zucchero. Giriamo, all'inizio vedete che diventa un composto molto molto duro, difficile da lavorare, ma poi andando avanti con la frusta diventerà più morbido perché il tuorlo assorbe l'amido e lo zucchero e quindi diventerà più liscio. Vedete, deve essere morbido, liscio e senza grumi. Adesso, quando il latte arriva a temperatura, stemperiamo con 3-4 cucchiai di latte i nostri tuorli in modo che non ci sia troppa differenza di temperatura. Giriamo sempre con la frusta in modo da incorporare il latte al nostro composto di tuorli, amido e zucchero e poi versiamo questo che abbiamo ottenuto all'interno del latte caldo. Lasciamo sempre la fiamma a fuoco basso, mettiamo tutto il contenuto e poi giriamo con una frusta. Girate continuamente in modo da non formare grumi e soprattutto da non far aumentare troppo la temperatura, altrimenti poi la vostra crema può sapere un po' di uovo troppo cotto. In un paio di minuti la crema si addensa e lavoratela sempre con la frusta. Nel frattempo tirate fuori dal congelatore la ciotola che avete messo prima per farla raffreddare. Meglio se in acciaio, io non ne avevo più, le avevo finite, erano tutte sporche e ho usato questa di plastica, ma l'acciaio è decisamente meglio perché si raffredda più velocemente. Adesso appunto dobbiamo fare in modo che la nostra crema si raffreddi velocemente e ci possiamo aiutare utilizzando la frusta, quindi mescoliamo velocemente fino a un leggero raffreddamento. Poi con la pellicola a contatto e lasciamo in frigorifero in modo che si rassodi e si raffreddi. Guardate quanto è bella la nostra crema, mi raccomando non utilizzate la vanillina, vi prego, solo vaniglia. Se non ce l'avete mettete un po' di buccia di limone, che è meglio.
Ci riprendiamo il nostro impasto, vedete che non è cresciuto tantissimo di volume, lo appiattiamo per dargli una forma un po' più squadrata, un po' più rettangolare e ci dobbiamo fare, aiutandoci col mattarello, un rettangolo 30 di lunghezza per 15 di larghezza. Adesso è molto molto importante rispettare le dimensioni perché andremo a incassare il burro. Poi magari possiamo fare qualche eccezione e essere un pochino più transigenti, però adesso è veramente importante mantenere queste dimensioni per incassare perfettamente il burro. Mettiamo su, io uso un tagliere con o carta da forno, questo tappetino di silicone che non fa attaccare l'impasto. Copriamo con la pellicola molto bene, andate anche sotto l'impasto con la pellicola e lo lasciamo 20 minuti in congelatore o se preferite un'ora in frigorifero, organizzatevi anche in base ai vostri tempi. Ed ecco il nostro impasto, mettiamo al centro il quadrato di burro. Prima verificate che le dimensioni siano rimaste quelle perché a volte l'impasto tende un po' a ritirarsi, quindi al limite ripristinate con il mattarello per allungarlo leggermente. Richiudiamo sul burro i lembi di impasto che fuoriuscivano, non devono sovrapporsi ma semplicemente essere attaccati, allineati. Ruotiamo l'impasto di 90 gradi e cominciamo a schiacciare, appiattirlo con il mattarello. Ogni tanto sollevate l'impasto per controllare che non si stia attaccando al piano di lavoro, eventualmente spolverate con un velo proprio di farina, ma se riuscite ad evitare è meglio. Una volta ottenuto il nostro rettangolo di circa 50 cm di lunghezza, adesso potete anche essere un pochino più tranquilli con le dimensioni, facciamo una piega doppia, quindi pieghiamo una parte dell'impasto, poi i tre quarti che rimangono aperti e successivamente pieghiamo a metà. Meglio che lo guardate, che sicuramente capite meglio. Schiacciate un pochino per far uscire l'aria. Ecco, ruotiamo l'impasto di 90 gradi e appiattiamo un pochino con il mattarello. Rimettiamo il nostro impasto sul nostro tagliere, copriamo di nuovo con la pellicola e lo mettiamo altri 20 minuti in congelatore. Adesso ci riprendiamo l'impasto che deve essere ben freddo, non troppo perché ovviamente poi se è troppo freddo ricordatevi che il burro tende a spezzarsi e quindi a non essere omogeneo nella sfogliatura. Appiattiamo e stendiamo con il mattarello fino ad avere una sfoglia lunga circa 50 cm, 40-50 cm, e facciamo un giro semplice. Quindi pieghiamo un terzo dell'impasto al centro e poi sovrapponiamo il terzo restante. Schiacciate sempre per far uscire l'aria e sovrapponete l'altra parte di impasto in modo che combaci con la fine dell'impasto, insomma. Ruotiamo di 90 gradi come abbiamo fatto prima e appiattiamo anche qui con il mattarello. Deve essere una cosa molto molto leggera. Cercate di mantenere sempre la forma squadrata in modo poi da non avere tanto scarto quando andiamo a stendere il rettangolo. Coprite con la pellicola sempre molto bene e rimettete in congelatore per 20 minuti. Adesso stendiamo il nostro impasto in modo da formare un rettangolo. Io l'ho fatto in due volte perché si era riscaldato troppo, che avevo il piano di lavoro caldo, cosa molto intelligente, ci avevo messo una pentola bollente sopra, quindi mi sono fermata un attimo, l'ho rimesso in congelatore e ho continuato dopo a stenderlo. Quindi se vedete che l'impasto si riscalda troppo, fatelo riposare in congelatore per 15 minuti.
Riprendiamo il nostro impasto e lo stendiamo della dimensione, diciamo, più o meno 35 di lunghezza per 30 di altezza. Questo dipende da quanti pen o rasen volete e quanto devono essere grandi, perché potete farli più piccoli o potete farne di meno ma più grandi, dipende un po' voi, quindi siate, sentitevi liberi di variare le dimensioni. A questo punto abbiamo il nostro rettangolo, nel frattempo ho anche fatto il cambio d'abito perché quelle maniche non le sopportavo più, e ci ritagliamo l'impasto in eccesso in modo da avere una forma abbastanza rettangolare, abbastanza precisa. Andiamo a spalmare la nostra crema. Vi faccio vedere due versioni di pen au raisin. In questa prima parte che vedete metto quasi tutta la crema che abbiamo fatto, perché a me piace così, con tanta crema mi piacciono. La cosa importante è che lasciate i bordi superiori e inferiori scoperti senza crema, perché altrimenti non si chiuderanno bene. Mettiamo la nostra ovetta e cominciamo ad arrotolare. I bordi laterali invece potete aumentare, andare un pochino più oltre rispetto a come sono arrivata io, perché a me ne servivano alcuni senza ovetta e con pochissima crema. Quindi cominciate ad arrotolare, cercate di arrotolare bello stretto in modo che ci sia un cerchio compatto alla fine dopo il taglio, e chiudiamo in modo da avere un salsicciotto. Se avete messo troppa farina, sulla parte in cui non avete messo la crema spennellate un pochino con dell'acqua in modo da far chiudere bene l'impasto, altrimenti poi non si chiuderà, vedete questa parte qui non si chiuderà e tenderanno ad aprirsi. Adesso con un coltello, non guardate il coltello che sto usando adesso che non è adatto, e tagliamo dei dischi. Vedete come si vede bene la sfogliatura, che vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Usate un coltello seghettato perché vi viene più netto, viene un disco più omogeneo tagliando col coltello seghettato, e fate questi tagli di circa, questi dischi di circa 2 cm, 2 cm e mezzo. Se avete messo tanta crema, come ho fatto io in questa versione, la parte finale della nostra girella, chiamiamola così, mettetela sotto l'impasto in modo che non si apra dopo la lievitazione. Questo serve soprattutto se non l'avete chiuso bene l'impasto, ma se è stato ben sigillato non servirà. E qui guardate come si vede, mamma quanto sono buoni, come si vede bene la sfogliatura. In alcuni ho messo un cerchio d'acciaio imburrato e spolverato con zucchero di canna, che poi farà una crosticina esterna meravigliosa. Questi sono quelli con tanta crema come piacciono a me, ma vi faccio vedere anche quelli che ho fatto con pochissima crema, proprio un velo sottilissimo. Rimangono più compatti, non avete bisogno di mettere l'impasto sotto come vi ho fatto vedere prima, e magari per chi non è molto esperto questi sono più semplici da lavorare mettendo meno crema. E eccoli qua, e adesso li spennelliamo con il tuorlo d'uovo unito a 3-4 cucchiai di latte. Spennellateli bene e infornate in forno preriscaldato a 200 gradi. Quando infornate abbassate subito a 170 per 18-20 minuti, dipende da quanto avete fatto grandi i vostri pen au raisin. Ed eccoli, buonissimi, questi sono quelli con tanta crema. E questi invece quelli con poca crema, vedete come sono più regolari e più omogenei nella forma, decidete un po' voi. E li lucidate con lo sciroppo che avete preparato con gli ingredienti che trovate all'inizio del video, e questo è l'effetto dello zucchero di canna che vi ho fatto vedere prima. È buonissimo, anche questo ha una forma più regolare perché ovviamente essendo contenuto nel disco rimane più tondo. E provate a farli perché sono, penso, insieme ai pain au chocolat i miei preferiti, sono buonissimi. E fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Io adesso sto lavorando alla colomba, spero di fare in tempo per Pasqua, e grazie di tutto, un bacio e a presto. No vabbè, ma guardate la sfogliatura, mamma mia che bontà, meno male che ne ho 3-4 in congelatore, così li scongelo subito. Buonissimi, ciao.